Sono un giornalista. Non significa niente. No, cioè stai interrompendo il mio lavoro. Certamente. Perché io sono un giornalista e sto registrando. Allora, con noi il capogruppo di Campania Libera, Luisa Marro. Un consiglio comunale che insomma è in corso, c'è cioè una sospensione. Molto movimentato, infatti tra l'altro ne abbiamo pagato anche noi le spese, no? Che la polizia locale ci ha vietato fisicamente di riprendere alcune dichiarazioni. Sì, al di là di questo poi insomma ci ha chiamato il sindaco Fuccio per capire che cosa stesse accadendo. Per il momento non vogliamo fare polemica su questo, ma va sciolto questo nodo. Se un consiglio comunale è pubblico, bisogna dare la possibilità ai giornalisti di fare informazione per i cittadini. Infatti questa è un'altra nostra anomalia, cioè che prima si aprono le porte ai giornalisti e poi si vieta loro eventualmente di fare delle riprese, probabilmente perché non sempre le riprese sono soltanto ovviamente per i consiglieri della maggioranza, ma viva Dio qualche volta anche per quelli dell'opposizione. In soldoni cosa sta accadendo? Voi avete fatto una mozione di sfiducia al presidente del Consiglio Nicola Laezza. Sì, che sta accadendo? Sì, alla base di questa mozione ovviamente c'è tutto il comportamento e atteggiamento di imparzialità del Presidente, che anche oggi durante questa seduta abbastanza animata, come dicevo prima, sta dando sfogo proprio a questa sua suo essere imparziale, perché quando interviene qualcuno dell'opposizione interrompe continuamente e quindi non si riesce a concludere un discorso, salvo poi far intervenire consiglieri della maggioranza su argomenti che poi non sono ancora in discussione, quindi non ancora messi all'ordine, in discussione all'ordine del giorno, però così li fa parlare per 9 minuti a ruota libera, ma anche questo poi dimostra quella che è l'ignoranza degli stessi consiglieri, permettetemi di dire, perché non si può intervenire in pregiudiziale spiegando quali sono le ragioni della mozione di sfiducia e quali sono le loro deduzioni contro la nostra mozione di sfiducia. Questo lo si fa quando siamo sulla discussione del capo, ma eravamo ancora in pregiudiziale e ripeto, il Presidente consente ad un consigliere di opposizione, senza mai tra l'altro interromperlo, di parlare per 9 minuti di seguito. E che cosa accadrà secondo lei? Questa mozione ci sarà un voto palese o a scrutinio segreto? Quello su cui stiamo dibattendo è che il voto, come è normato, non è che lo diciamo noi, deve essere assolutamente un voto segreto. Ma la cosa più assurda che appunto soltanto con questa amministrazione può accadere è che loro vogliono farci prima votare, per confermare il voto segreto, per poi votare appunto segretamente. Cioè che è una votazione assurda. Inutile, non già prevista dalla legge, insomma, la regolamentazione. Ragione, però, siccome loro avevano chiesto un parere al segretario, il quale segretario evidentemente si è esposto in maniera un po' troppo evidente a favore dell'amministrazione, nel senso che aveva scritto che il voto doveva essere palese, salvo poi diversa decisione di tutto il Consiglio e quindi salvo decisione unanime di tutto il Consiglio. Ma questo il segretario l'aveva scritto quando i membri della maggioranza volevano assolutamente il voto palese, e questo le dico già fino a martedì scorso, perché io ho partecipato alla conferenza dei capigruppo, no, all'ufficio di presidenza, in cui appunto si dibatteva al contrario, cioè che loro volevano il voto palese, adesso invece vogliono il voto contrario, ma nel frattempo il presidente, il segretario comunale, ha scritto che ci doveva essere il voto palese, e quindi in una maniera o nell'altra c'è un po' di confusione su questa cosa qua, c'è un po' di tensione, ma devono, come dire, perché il voto palese? Si teme che ci possa essere qualche francotiratore? No, loro prima volevano il voto palese, adesso vogliono il voto segreto, come è giusto che sia. Quindi che cosa accadrà? Beh, io credo che in ogni caso si arriverà poi al voto segreto, si voterà per il Presidente Laezza, immagino, come almeno ha annunciato in pregiudiziale il consigliere Orsino Esposito, credo che ci sarà un voto unanime a favore di Laezza, ma questo non ci può fare. A favore che significa? Che la mozione di sfiducia sarà respinta? Sì, che voteranno di nuovo il Presidente Laezza, ma questo non ci può fare che piacere, anche perché noi pensiamo di aver offerto un'occasione al
alla maggioranza di controllarsi, di verificarsi. Ecco, abbiamo dato loro un'opportunità di verificare i loro numeri. La vostra azione ha compattato di più la maggioranza, lei dice? Sì, vediamo, gli abbiamo dato questa occasione, però è anche vero che poi tutti i dissensi, i famosi mal di pancia che ci sono, evidentemente se sono stati superati, come devo pensare che sia, evidentemente poi faranno sentire il loro effetto tra qualche settimana. In quale occasione? Vediamo, staremo a vedere alla prossima puntata. Grazie.